tutti e benvenuti all'ultimo video per il 2017 e quale video migliore per concludere l'anno se non quello dei prodotti finiti, cioè mi sembra veramente il video più adatto e quindi vi faccio vedere tutti i prodotti finiti di dicembre che non sono tantissimi però insomma qualcosina c'è e quindi inizio. Allora inizio subito dal prodotto che mi è piaciuto veramente tantissimo ed è una crema per il corpo. Io questa l'ho comprata così a caso dal sito di Sephora perché mi attirava un po' il packaging, insomma, e la profumazione, ma è qualcosa di fantastico. Allora si chiama Touch of Happiness e è della marca Rituals. E questa in particolare è all'arancia dolce e al legno di cedro. È un qualcosa di fantastico. Allora, a parte il packaging che secondo me è molto elegante, semplice, sempre però elegante, con questo tappo oro rosa, mi piace tantissimo. Dentro era così, quindi si doveva prelevare con le mani, vabbè. E ancora adesso c'è questo profumo fantastico. Questa è la classica crema che quando la mettete sembra veramente di stare a mettere qualcosa di ricco, comunque di pregiato, perché a parte il profumo che è qualcosa di fantastico è un po' particolare perché sembra veramente il profumo di quei prodotti super costosi ma poi anche la densità di questa crema era veramente morbidissima, piacevolissima da stendere, si asciugava subito e idratava molto bene e quindi insomma io questa crema l'ho veramente adorata. E sopra sul tappo c'è scritto Your Body, Your Soul, Your Rituals, cioè veramente fantastico, prodotto fantastico. Poi ho terminato questo doccia gel di The Body Shop e anche i prodotti sia per quindi per la doccia sia per le creme, insomma per il corpo di The Body Shop sono imbattibili per i profumi secondo me. Questo era della linea Honey Mania, che non so se ancora c'è, e quindi era un doccia gel al miele, ovviamente, cioè in dubbio. E anche questo mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Ha un profumo un po' forte, dolciastro forte, quindi insomma se non vi piace il profumo di miele non è il prodotto che fa per voi perché veramente riempiva tutta la doccia, però insomma buono, buonissimo, bastava veramente poco per creare la schiuma, per lavarsi, infatti mi è durato un bel po' questa boccettina che è solamente 250 ml, però prodotto veramente top, mi è piaciuto tantissimo. Un prodotto che invece proprio non mi è piaciuto, ma in generale io devo smetterla di comprare i balsami, è questo della Ultra Dolce. Questo è il balsamo al latte vegetale idratante. A parte vabbè che è per capelli normali, io non so perché l'abbia preso visto che ho capelli secchi, vabbè. Dona morbidezza e luminosità, forse l'avevo preso proprio per questa cosa qui della luminosità, ma era veramente come mettere acqua sui capelli, cioè l'ho utilizzato, l'ho finito e tutto quanto, ma questa morbidezza, questa cosa in più io non l'ho veramente sentita sui miei capelli, però forse ecco è il prodotto sbagliato perché a me comunque serve più che un balsamo una maschera. E soprattutto poi adesso che è inverno, con il freddo, con il vento, con l'umidità, un disastro. E quindi insomma credo che sia un po' sbagliato il prodotto per me. Comunque è di quello che è senza parabeni, è estratto naturale, insomma un prodotto abbastanza buono tra virgolette. E vabbè comunque l'ho finito e non mi ha entusiasmato, ma nemmeno il profumo. Infatti mi ricordavo bene, non ha un grandissimo profumo, cioè sentirlo così sì, ha un profumo un po' dolciastro, insomma, però neanche sui capelli, insomma, non sentivo nemmeno un gran profumo, quindi un prodotto che io boccio, ma forse perché è sbagliato per me. Poi ho terminato questo prodotto fantastico per gli occhi, che l'ho pagato veramente pochissimo, della Maybelline, è il Seals The Mask, quindi è lo struccante per gli occhi, è di quello a due colori, quindi va agitato, e
è fantastico, cioè questo rimuove tutto. Sono 125 ml, ma rimuove tutto, anche un doppio strato di mascara. Ok, bisogna insistere un pochino, insomma, come ogni cosa, cioè qualunque prodotto sopra a due o anche tre passate di mascara bisogna insistere, però mi è piaciuto veramente tanto, cioè per essere un prodotto da supermercato, quindi economico, non ha nulla da invidiare agli struccanti quelli bifasici più costosi, quindi promossissimo. Poi ho finito una candela. Allora, questa l'avevo presa da un sito perché volevo provare qualcosa di diverso rispetto alle Yankee Candle, e questa è della marca Kringle, praticamente con la K, Kringle, e questa è il pumpkin latte, quindi dovrebbe essere un dolcetto fatto con la zucca, con il burro, con la panna, con la vaniglia, sì, il latte e lo zenzero. Allora, la candela è bella, non c'è dubbio, la profumazione un po' meno, cioè io che mi dovessi dire che sapeva di dolce, ora io non conosco bene questo dolce, ma insomma sì, si sentiva un po' la spezia, tipo anche un po' la cannella, ma aveva comunque un profumo molto dolce, alla fine rilasciava un po' profumo dolce anonimo, oserei dire, e quindi non è che mi abbia entusiasmata particolarmente, proprio perché la profumazione non era un granché, era anonima, quindi questa no, non mi è piaciuta particolarmente. Immancabili dischetti, che però questo mese ho solo questi grandi della Cotoneve, quelli grandi per il viso, e sono 50 pezzi, top, fantastici, che io ricompro spesso. E poi ho un ultimo prodotto che io devo, vabbè, non proprio bocciare, però forse è un prodotto anonimo o comunque inutile come la candela di prima, e è il tanto famoso Touche Éclat di Yves Saint Laurent, il famoso correttore illuminante, è quello che si spinge qui sopra e fuori esce il prodotto da sotto con l'apposito pennellino. Io non ho capito l'utilità di questo prodotto, cioè preferisco mille volte stendere sotto, quindi no, nella zona delle occhiaie, un correttore più chiaro, sfumare e quindi creare questa zona più luminosa. Questo è un correttore che sinceramente non è che mi abbia colpita particolarmente, e quindi l'ho pagato tanto, non ho visto grandi risultati e io quindi lo boccio. Quindi non capisco perché sia così famoso, tutti ne parlino bene, a me sinceramente non ha fatto questo grande effetto, cioè preferisco mille volte un correttore più chiaro, punto, semplice, quindi no, non mi è piaciuto. Fine. Tutti i prodotti finiti sono finiti e il video è anche abbastanza corto, vedo, quindi vi intrattengo poco, ma colgo l'occasione insomma anche per augurarvi un buon 2018 e quindi niente, vi ricordo ovviamente sotto che trovate tutti i link per i miei social e attivate anche la campanella, so che ve lo dicono tutti ma a questo punto lo dico anch'io, attivate anche la campanella vicino al pulsante iscriviti per essere aggiornati sui miei video, perché nel 2018 vorrei farne di più rispetto a questo anno, però non voglio dire nulla, e iscrivetevi se non siete iscritti, se vi sto simpatica, non lo so. E quindi niente, ci vediamo all'anno nuovo praticamente, perché sabato e domenica insomma non registro, e quindi ci vediamo all'anno nuovo nel 2018, e quindi tanti auguri e a presto, ciao!